Allora, professor Albino, se vuole prendere la parola, intanto benvenuto. Funziona? Si sente? Sì? Bene. Buongiorno, grazie molto per l'invito. A me è un po' il compito di provare a tracciare un raccordo fra i due interventi precedenti e allora non funziona. Più vicino, professore, si avvicini un po' al microfono. Proviamo, si sente? Bene. Io ho anche la voce un po' bassa perché anch'io ho postumi di influenza. Bene, il tema di oggi è estremamente interessante e le chiavi di lettura dell'intervento di Speroni e l'intervento di Zamanni sono due chiavi di lettura fondamentali per affrontarlo. Il problema che è stato posto è un problema molto noto in chi si occupa di problemi di sostenibilità, e cioè il problema della governance, cioè di come poi alla fine in qualche modo cercare di raggiungere questi obiettivi. E il tema ha però una serie di insidie che io proverò rapidamente, anche con qualche esempio, a evidenziare. Tanto per essere molto espliciti, noi parliamo di obiettivi, ma è evidente che questi obiettivi ce li diamo se poi effettuiamo delle azioni per raggiungere questi obiettivi. Quindi il problema è obiettivi e azioni, ma il problema principale della governance è quando io passo da un livello generale a un livello particolare. Cioè quando io parlo di obiettivi generali, per esempio, come sono i Sustainable Development Goals, e poi quando a un certo punto entro in degli obiettivi particolari. Particolari riferiti a uno specifico contesto, a una specifica situazione. Come si dice, il diavolo è nei dettagli, no? Ecco, e io proverò in questo attraverso degli esempi a chiarire il ruolo del diavolo. Tenete conto che nella storia i Sustainable Development Goals sono arrivati ora, ma c'è una storia lunghissima alle spalle di acquisizione di crescente sensibilità verso i temi dell'ambiente e poi più recentemente del sociale. È stato richiamato nell'intervento di Speroni i Millennium Development Goals. Bene, quando furono enunciati, ricordo un dibattito a cui partecipò a New York Kofi Annan e sul tema ovviamente c'era interesse e corrispondenza di amorosi sensi da parte di tutti i vari partecipanti, ma ancora c'era in ballo il protocollo di Kyoto e sappiamo bene che non tutti hanno firmato, poi ratificato il protocollo di Kyoto, quindi tutti erano d'accordo a Kyoto. Però poi, quando si è andati nei particolari, i paesi e i governi dei vari paesi si sono ritrovati nel problema di declinare degli obiettivi generali in degli obiettivi quantomeno nazionali. E quindi, da questo punto di vista, è evidente che questi problemi emergono continuamente. E da questa prospettiva, il perché e il cosa fare, ovviamente, spesso non sono, così chiari, nel senso che lo sono in termini generali, ma quando uno poi entra nello specifico, parla con individui, con i capi di governo, con gli assessori, le questioni diventano subito spinose e non si riesce a trovare quantomeno a evocare una serie di forme di collaborazione o di sussidiarietà, come ricordava benissimo Zamanni, perché è proprio in questo scendere nei particolari il problema. Io vi faccio due esempi
che per me sono rimasti illuminanti sul tema. E vi faccio due esempi, uno con riferimento al tema degli obiettivi da condividere e l'altro al tema delle azioni da condividere. Il primo fa riferimento a un programma di cooperazione a livello di Mediterraneo. Nel 2002 ci fu in Marocco una riunione di tutti i paesi dell'area del Mediterraneo e si ragionava in termini di sostenibilità con riferimento al contesto del Mediterraneo. Bene, tanto per andare rapidi alla questione, c'era tutta la parte nordafricana che ovviamente legge il tema della sostenibilità con un tema centrale, cioè la disponibilità di acqua. Dall'altro lato c'è un pezzo in particolare della parte europea, la costa meridionale, la parte europea, un pezzo particolare la Francia, che ovviamente non ha il problema dell'acqua e quindi considera più altri problemi rilevanti e considera il problema dell'acqua meno rilevante. Come si fa a trovare un fil rouge tra persone che hanno problemi diversi, così diversi? O ancora azioni. A me è capitato l'anno scorso di essere all'Università di Nairobi in occasione di un convegno molto importante. In realtà era una settimana di eventi legati al tema dell'innovazione e dello sviluppo sostenibile. E ci fu una tavola rotonda in cui partecipava il rettore dell'Università di Nairobi, l'ambasciatore israeliano in Kenya, l'ambasciatore finlandese in Kenya, l'ambasciatore della Corea del Sud in Kenya. Tre paesi molto particolari, ovviamente molto centrali nel discorso sull'innovazione. E poi partecipava uno studente di un college, aveva forse 15-16 anni, di quelli vestiti alla maniera degli inglesi, con il loro abitino perfetto, e il tema del dibattito era come ridurre l'abbandono dalle scuole in Kenya. E naturalmente c'era un giornalista che intervistava i vari personaggi e quando dette la parola al rettore dell'Università di Nairobi disse: "Bah, sicuramente noi possiamo fare molto per contenere l'abbandono dalle scuole perché noi abbiamo i professori, possiamo portare gli studenti nei laboratori della nostra università, li possiamo appassionare a questa attività". Arrivò il turno dell'ambasciatore israeliano. L'ambasciatore israeliano disse: "Ma noi sicuramente possiamo fare molto perché noi siamo la startup nation, quindi possiamo spiegare a questi ragazzini come si creano le imprese, le startup". Arrivò il turno dell'ambasciatore della Corea del Sud e disse: "Noi possiamo portare i computer e l'informatica nelle scuole perché così i ragazzini si appassioneranno e non andranno via dalla scuola". Arrivò il turno, sembra una barzelletta per certi versi, arrivò il turno dell'ambasciatore finlandese e disse: "Ma noi abbiamo dei modelli molto avanzati per stimolare la creatività negli individui, possiamo attrarre i ragazzini attraverso la creatività". Alla fine il giornalista si rivolse al ragazzino e gli disse: "Cosa pensi sulle idee che sono emerse?". E il ragazzino timidamente disse: "Ma io le apprezzo moltissimo, sono tutte belle idee. Però io penso che se noi dessimo la mensa a tutte le scuole, i ragazzini non andrebbero poi a casa e resterebbero a casa a lavorare per dar da mangiare anche alla famiglia, ma resterebbero a scuola perché avrebbero la possibilità di mangiare". Ovviamente ci fu un'ovazione. Perché? Perché il ragazzino aveva scoperto una ricetta semplicissima. Di fronte a persone estremamente esperte, aveva mostrato che il contesto specifico, puntuale, del bambino keniano che vive nelle scuole, e magari non a Nairobi, ma in qualche villaggio più lontano, ovviamente dava una prospettiva all'azione da attuare assolutamente diversa da quelle che anche ragionevoli emergevano. Ecco, io credo che questo aspetto sia molto importante. Perché?
perché nella ed è presente anche nella individuazione dell'agenda 2030, nella individuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, c'è molta attenzione al tema del contesto, perché le forme di governance che si possono attuare devono poi fare i conti con la realtà, e la realtà non è quella dell'ONU o di Bruxelles o di Parigi, ma la realtà è quella di Taranto, di Nairobi, del lago Turkana, cioè di luoghi specifici dove ci sono delle persone specifiche, delle situazioni specifiche, dei problemi specifici. Ed è qui che obiettivamente le cose si complicano, perché le persone sono diverse, le culture sono diverse, i valori, citava il professor Zamagni, no, l'Islam vede certe cose in modo diverso da come le vediamo noi, e quindi il tema è come si fa a trovare un'azione di governance che sia credibile sulla scala sovranazionale, sulla scala nazionale, sulla scala locale. Qui ovviamente si vede un notevole progresso che è stato fatto nel indicare i Sustainable Development Goals, e soprattutto, come giustamente ha fatto il professor Zamagni, nel richiamare il problema della partnership, e ancora più giustamente nel declinare che cosa esattamente si intende per partnership. E quindi vuol dire che questo problema a livello alto è ben noto, e in effetti è ben noto, perché i Millennium Development Goals nel 2015 non sono stati raggiunti né in generale, né tantomeno in particolare, quindi nei vari paesi, e queste situazioni sono state studiate. Il processo per arrivare ai Sustainable Development Goals è un processo che è iniziato molto prima del 2015, e si sono studiati tutti gli insuccessi che si erano generati per nell'ambito dei tentativi che i vari paesi stavano effettuando per raggiungere gli obiettivi del millennio. Quindi lo sforzo che troviamo nel stimolare il raccordo sia sovranazionale che l'accordo regionale è frutto di queste esperienze negative, e ovviamente non ci sono delle ricette universali. Questo è un punto su cui, e quindi diciamo, sarà sicuramente uno sforzo che farà benissimo al mondo, al pianeta, e non solo, ma sicuramente ricette non ce ne sono, però ci sono ovviamente molti tentativi. C'è un ultimo punto e chiudo, ed è raccordo così questo mio breve intervento con il bellissimo intervento del professor Zamagni. Se noi poi pensiamo che questi obiettivi, per avvicinarsi a questi obiettivi ci vuole un'azione, ci vogliono le azioni sono mosse da due soggetti in linea molto semplificata: le persone e le imprese. Ecco, il tema dell'azione delle imprese, che è sempre stato richiamato negli interventi di Zamagni, è un tema centrale, perché chi può cambiare in forma evidente un contesto locale e cercare di avvicinarsi a degli obiettivi locali è sicuramente il sistema delle imprese, che devono avere certe caratteristiche, però diciamo questo è il punto fondamentale. E poi ci sono le persone, però se ci ricordiamo, e di nuovo cito Zamagni, che le imprese sono un'azione collettiva di persone, quindi alla fine il denominatore comune delle azioni che noi dovremmo mettere in campo è attorno alle persone. E quindi è qui che alla fine concludo, cioè noi sicuramente dovremo mettere in piedi tutte le azioni sui vari livelli, e soprattutto sperare che le imprese operino al meglio per cambiare, però dobbiamo anche essere consapevoli che sono le persone, e quindi siamo noi,
seduti in quest'aula o quando torniamo nelle nostre famiglie, nelle nostre case, con i nostri comportamenti promotori del vero cambiamento. E le persone, c'è solo un modo con cui possono cambiare, un modo ovviamente lecito, ed è quello dell'educazione. L'educazione è la variabile fondamentale su cui si può agire per cambiare le persone, e quindi vuol dire che queste azioni, sia le azioni di come oggi di conferenza, ma soprattutto le azioni nelle scuole, le azioni anche nelle università, ma insisterei nelle scuole, le azioni nelle famiglie, perché i nostri ragazzi spendono solo una parte modesta della giornata nelle scuole, il resto lo spendono nelle famiglie, con gli amici, ecco, è questo cambiamento profondo che richiede molto tempo, quello che, su cui noi dobbiamo lavorare per cercare ovviamente intercettare al meglio e presentarci al meglio con i compiti fatti alla scadenza degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Grazie.